come le ruote che permettono di spostarsi e o come Open House, il luogo di sconfinata bellezza che si trova sulle colline fanesi, in cui si fondono inclusione lavorativa, autonomia abitativa, agricoltura e turismo. Si tratta della realizzazione di un nuovo sogno, la nuova cucina su ruote o food truck ideata dalla società cooperativa Gio, che vuole sempre più promuovere l'inserimento nell'attività lavorativa di persone più fragili. Una scommessa e un banco di prova per i ragazzi che potranno sperimentare per la prima volta la gestione e il servizio delle colazioni e degli aperitivi a tutti coloro che avranno il piacere di essere accolti in un luogo unico. Willow è il nuovo progetto della cooperativa Gio, che è uno dei partner operativi del progetto Open House, ed è nato un po' per caso, nel senso che ci siamo trovati ad acquistare questo mezzo e poi ci siamo voluti sperimentare quest'estate per capire se questa tipologia di attività potesse essere funzionale al progetto Open House e al tempo stesso anche ai ragazzi. Quindi nasce con quest'estate con lo scopo di far fare pratica ai ragazzi in modo tale che possano sperimentarsi in un'attività lavorativa diversa da quelle che abbiamo portato avanti fino adesso, con lo scopo poi dal prossimo anno di utilizzare questo food truck non solo qui a Open House, ma di poterlo portare fuori in città e non solo, quindi con eventi magari aziendali o fiere e cose di questo tipo. Quest'estate siamo aperti tutti i giorni per le colazioni dalle 7 alle indicativamente verso mezzogiorno, mezzogiorno e mezza, e da lunedì alla domenica, mentre gli aperitivi li facciamo il mercoledì e il venerdì, ovviamente salvo cattivo tempo. E questi sono i nostri orari, tutti i giorni le colazioni, gli aperitivi mercoledì e venerdì. Progetti futuri? Sì, allora andremo avanti fino a fine estate e concluderemo con appunto una festa di fine estate fra fine settembre e inizio ottobre, che adesso decideremo le date, per ringraziare un po' le persone che ci hanno sostenuto in questi 3 mesi di apertura. Camilla, quanti sono i ragazzi impegnati in questo progetto? I ragazzi impegnati negli Open House Lab sono una quindicina, ma quelli proprio che sono inseriti nel progetto di Willow sono 5, e i ragazzi fanno proprio dei veri turni di lavoro come se fossero veramente in un bar. Questo per permettere loro di acquisire quelle abilità che servono proprio per imparare delle competenze lavorative. Immagino che tra i volontari e i ragazzi si instauri un po' in un rapporto unico. Sì, sicuramente. E i ragazzi lavorano qua dalle 8 alle 13 tutti i giorni, insieme a noi, insomma, che aiutiamo per far sì che questa cosa possa andare avanti. Nel fine settimana e negli aperitivi invece portano avanti il lavoro i volontari. Che cosa sono gli Open House Lab? Allora, gli Open House Lab sono stati ideati e creati appositamente per giovani adulti con disabilità intellettiva, per creare un percorso di inserimento lavorativo, quindi per far sì che possano acquisire competenze e abilità sia di tipo lavorativo ma anche un pochino trasversali, come possono essere quelle autonomie personali e domestiche o di manualità fine motoria o comunque tutte quelle attività che sono necessarie per il mondo del lavoro. Ovviamente non tutti i ragazzi potranno essere inseriti in modo specifico all'interno di Willow, ma fanno delle attività collaterali che possono essere comunque sfruttate per altre attività lavorative. Insieme a Willow noi abbiamo anche la bottega delle verdure nella quale i ragazzi sono inseriti in una turnazione di lavoro. Tanti ragazzi coinvolti nel lavoro che con entusiasmo svolgono questa nuova attività e che li vedono impegnati sin dalle prime ore del mattino. Lo aspettiamo tutti a Open House a fare le colazioni e gli aperitivi. Ciao!